da vicino come la campagna traduce in comunicazione i temi che il dottor Scaroli vi ha e ci ha illustrato. Dicevamo una campagna importante perché dopo qualche anno torniamo a parlare di ENI e non proponiamo offerte commerciali. È una campagna istituzionale, io uso con qualche fatica questa parola perché non mi piace tanto e perché in realtà è una campagna molto concreta che parla di fatti, di idee, anche di prodotti, soltanto che lo fa da un punto di vista diverso. L'obiettivo è quello di promuovere e proporre un uso intelligente e consapevole dell'energia. Potremmo dire promuovere una nuova cultura dell'energia, partendo da un presupposto molto semplice. L'energia non è solo quella che incontriamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana, la lampadina che si accende o si spegne, il fornello del gas che si accende o si spegne, la macchina. L'energia è molto di più e soprattutto è quello che diventa, quello in cui si trasforma. E allora l'energia è lo sforzo che si fa nella ricerca, è l'impegno per rendere l'energia accessibile a chi non ce l'ha, è il supporto alla cultura, siamo al Piccolo Teatro che è un grande amico dell'ENI, è la possibilità di immaginare come sarà l'energia di domani. E questo vale non soltanto per una grande azienda che cerca e produce energia nel mondo, vale anche per ciascuno di noi. I nostri gesti virtuosi, spegnere lo standby, abbassare il termostato di un grado, forse vi ricorderete noi qualche anno fa abbiamo fatto una campagna su questi temi in cui davamo 24 consigli per risparmiare energia, usare i mezzi pubblici invece che l'auto privata. Certo sono gesti che si traducono in un risparmio per ciascuno di noi, quindi risparmio di energia e risparmio di denaro, ma il loro valore è molto più largo, perché l'energia risparmiata da ognuno di noi, tutte le energie risparmiate da tutti gli ognuno di noi, diventa energia disponibile per qualcuno che non ce l'ha. Allora in fondo la campagna racconterà di ENI, ma cercherà di raccontare ENI facendo anche emergere queste che sono connessioni importanti, cioè la connessione tra l'energia di oggi e l'energia di domani, tra l'individuo e la possibilità di tutti di accedere all'energia, tra il business e il ruolo sociale che un'azienda ha. D'altra parte queste connessioni, se ci pensate, sono la sostanza vera di quell'espressione molto usata che è energia sostenibile. La campagna racconterà questi temi in modo diverso a secondo dei mezzi. La televisione darà lo spot, che fra poco vedremo, lo racconterà attraverso suggestioni di immagini e un testo importante. La campagna stampa invece avrà il ruolo di raccontare concretamente quello che ENI fa per la sostenibilità, per l'innovazione, per la ricerca. Quindi ogni annuncio stampa tratterà singolarmente un progetto e lì parleremo dell'MIT, parleremo della centrale del Congo, parleremo di alcuni prodotti particolarmente importanti dal punto di vista della sostenibilità. Il web sarà il luogo dell'incontro e del dialogo, come è naturale che sia, quindi approfondirà tutti i temi, raccoglierà i consigli che comunque rimarranno per usare l'energia in modo più efficiente, ma poi sarà il luogo anche nel quale gli altri, da fuori, chi parteciperà, potrà proporre e mettere a fattor comune un uso consapevole e intelligente dell'energia. La campagna parte domenica, il 29 di settembre, in televisione il 3 ottobre sulla carta stampata. Nelle nostre intenzioni va ben oltre il suo lancio, il suo periodo di lancio, perché è una campagna che ha un respiro lungo e quindi durerà nel tempo. E non solo, diciamo che questa campagna è un po' come ENI, nasce italiana, ma per i temi che tratta, per il modo in cui è stata pensata, anche per il linguaggio creativo che abbiamo utilizzato, nasce italiana, ma vuole essere, probabilmente sarà, internazionale.